Buongiorno, dalla via Palmiro Togliatti di Roma, questo che vedete è l'acquedotto Alessandrino. Siamo in diretta qui per raccontarvi la protesta degli autodemolitori della via Palmiro Togliatti, che come vedete hanno parzialmente bloccato il transito su viale Palmiro Togliatti. E vi facciamo vedere in diretta che cosa sta accadendo. Alcuni di loro si sono arrampicati in cima all'acquedotto Alessandrino, insomma si trovano a un'altezza circa una trentina di metri, 25 metri da terra, e hanno esposto questi striscioni. La manifestazione, come vedete, sta comunque consentendo ai mezzi pubblici, ai mezzi di soccorso di passare. Lo sentite? Finché non viene il sindaco noi non scendiamo. Il traffico in questo momento è stato, come vedete, bloccato. Gli autodemolitori protestano contro la decisione del Campidoglio di voler smobilitare, ha intimato entro 60 giorni a 21 aziende che si trovano lungo la via Palmiro Togliatti di lasciare i loro siti che si trovano a ridosso del parco di Centocelle, in virtù di una condizione di irregolarità, dice il comune. Gli autodemolitori invece contestano questa decisione, dicono esiste un accordo di programma che dovrebbe delocalizzarci, ma di fatto questo accordo al momento è ancora disatteso. Non possiamo andarcene da lì, ce ne vorremmo andare, ma di fatto non abbiamo un posto dove andare, l'amministrazione vuole soltanto cacciarci via. Questa è l'estrema sintesi della protesta, che cercheremo con la raccolta di voci anche di testimoniarvi in maniera più oculata e precisa. Intanto vi raccontiamo questa situazione comunque di tensione e difficoltà che si sta concretizzando in questo momento sulla via Palmiro Togliatti. Guardate il disagio al traffico e gli autodemolitori riuniti sotto la sigla ARDER, una delle principali sigle degli autodemolitori di Roma. E questa è la situazione. Come vedete, alcuni di loro sono, possiamo dire, anche pericolosamente in piedi sopra l'acquedotto Alessandrino, e questa che vedete è la via Palmiro Togliatti. La situazione degli autodemolitori è una situazione che si trascina per quel che riguarda tutto il territorio romano ormai da molti, molti anni, da diversi decenni. E poi c'è la situazione in particolare degli autodemolitori di via Palmiro Togliatti. Ormai 21 aziende sono rimaste, aziende che non lavorano, non possono più ricevere auto, possono soltanto vendere pezzi di ricambio, quindi una situazione di difficoltà già conclamata dalle ultime decisioni del Comune di Roma, che ora il Campidoglio sembra voler risolvere in maniera definitiva. Come detto, le aziende, intanto vedete gli autobus vengono fatti passare, mentre le auto non possono passare. Dicevamo, la tensione è esplosa proprio in queste ore, in questi giorni, quando il Campidoglio, per voce dell'assessore ai rifiuti Katia Ziantoni, per voce della stessa sindaca Raggi, ha intimato a queste aziende di lasciare i loro siti e ripristinare i luoghi, cioè riportare i terreni che, a seconda del Campidoglio, secondo il Campidoglio, sono occupati senza titolo da queste aziende. Ma le aziende, come vedete, non ci stanno. Alcuni di loro dicono attenzione, perché i terreni su cui esistono i nostri impianti di autodemolizione sono di nostra proprietà, quindi il comune non ha diritto di mandarci via così. E in più ci sono una serie di accordi, di determine, di ricorsi al TAR, una vicenda, come detto, molto intricata,
che ci danno ragione. Sostanzialmente noi possiamo stare qui, possiamo starci perché c'è una legge regionale, in particolare un articolo della legge regionale di stabilità di 2 anni fa, che ci autorizza ad andare avanti con la nostra attività fin quando non ci sarà una delocalizzazione. In sostanza, per ribadire le posizioni, i demolitori vorrebbero andarsene dal loro sito attuale, che è proprio qui sulla via Palmiro Togliatti, ma lungo questa direttrice che vedete inquadrata, un paio di chilometri più avanti. La protesta chiaramente è stata decisa in fretta e furia, nelle ultime ore, deduciamo, ed è stata messa in atto qui, in questo che è un punto molto particolare di via Togliatti, dove vedete passa un acquedotto e la viabilità è già incanalata, quindi chiaramente fare una protesta qui poteva avere un altro tipo di valore. Immaginiamo come abbiano ragionato i manifestanti. È arrivata anche la polizia. Dicevamo, gli 8 demolitori vorrebbero andar via, vorrebbero avere un altro, abbiamo raccolto le loro testimonianze anche in passato, vorrebbero un altro luogo e lasciare questa striscia di terreno che si trova proprio sulla via Palmiro Togliatti e che è a ridosso di un parco archeologico, il parco archeologico di Centocelle, ma i tribunali, il TAR anche ha stabilito che deve essere fatta una delocalizzazione, cioè il trasferimento di queste attività deve avvenire per mano delle autorità, che dovrebbe, c'è anche un accordo di programma che dovrebbe far sì che queste attività vengano poi trasferite altrove, e in virtù di questo accordo anche l'adeguamento ambientale da parte di queste aziende doveva avvenire in maniera temporanea, ovvero le istituzioni hanno detto ai demolitori: signori, non potete star più lì, vado a riassumere in maniera più chiara possibile, potete star lì, dovete adeguarvi in maniera ambientale, ma dovete fare degli adeguamenti minimi, perché tanto esiste una legge che vi aiuterà ad essere delocalizzati. E così hanno fatto, dicono gli autodemolitori, mentre invece il Campidoglio sta intervenendo, a quanto pare intenzionato a intervenire con un pugno duro, e dicendo agli autodemolitori: voi non siete in regola con la normativa ambientale, quindi dovete, in base alla legge, ripristinare lo stato dei luoghi e andare via. C'è stata anche una discussa conferenza dei servizi per quanto riguarda il tema degli autodemolitori in passato, che ha riguardato tutti gli autodemolitori di Roma. Pensate, fino a qualche anno fa erano più di 100, adesso ne sono rimasti attivi circa 70. Qualcuno di loro è stato riscontrato non in regola, in alcuni di loro sono stati riscontrati anche dei reati, è intervenuta la procura con la chiusura, ma come dicevamo all'inizio di questo collegamento, la situazione di Viale Palmiro Togliatti, sulla quale insistevano, pensate, 40 autodemolitori, è molto diversa. 21 di loro sono ancora attivi, altri 19 invece sono davvero irregolari, così la legge ha riscontrato, sono stati chiusi, su qualcuno è intervenuto addirittura un sequestro da parte della magistratura, mentre 21 di loro, che come detto si autodefiniscono regolari, sono in linea con le leggi e con le normative ambientali, attendono la delocalizzazione. Quindi sentite dal microfono di uno dei manifestanti che si trova in cima all'acquedotto: noi non scendiamo, aspettiamo che la sindaca Raggi venga qui di persona ad affrontare il problema. La protesta sta prendendo corpo e intanto i disagi su via Palmiro Togliatti proseguono e vanno avanti. Il traffico, come vedete, sta subendo pesantissime ripercussioni. E la situazione degli autodemolitori, in particolare di via Togliatti, lo ribadiamo, perché la situazione di via Togliatti è diversa dalle altre?
In virtù di quanto dicevamo, il Campidoglio ha cercato di fare una conferenza di servizi, ha fatto una conferenza di servizi qualche anno fa, dicendo ai demolitori: cercate di passare l'esame del comune e quindi sarete poi autorizzati. Pensate, di tutte le decine di autodemolitori romani che si presentarono a quella conferenza, allora soltanto una risultò regolare. Gli autodemolitori di Togliatti, riuniti sotto alcune associazioni di categoria, non parteciparono a quella conferenza dei servizi, bensì fecero ricorso al TAR, appellandosi a una legge che effettivamente stabiliva e si rifaceva agli accordi di programma, l'accordo di programma. Che anno era l'accordo? Il famoso accordo di programma di diversi anni fa, insomma, un accordo che risale agli anni 80, se non vado errato mi sembra all'86 addirittura, comunque insomma che risale a diversi anni fa, stabiliva che gli autodemolitori dovessero essere delocalizzati, quindi era l'istituzione locale. Un accordo che venne firmato da comune, regione, provincia, addirittura all'epoca c'era ancora la provincia di Roma, stabiliva che i demolitori dovevano essere spostati più lontani dal centro in adeguati luoghi. Questo non è mai avvenuto e la situazione è andata avanti a suon di proroghe fino a questo momento, dove sostanzialmente il Campidoglio sembra voler affrontare la situazione di petto, mandar via gli autodemolitori che, come vedete, oggi sono scesi in piazza e hanno bloccato il traffico delle auto. C'è un rappresentante. Continueremo qui. Vedete, la protesta la stanno svolgendo in maniera onesta, seria. Stanno facciamo vedere ancora i cartelli, alcuni contro il presidente della regione, prende una posizione per una volta Zingaretti, e poi contro l'assessore all'ambiente del comune di Roma, Katia Ziantoni. Cara Ziantoni, rileggi le norme. Hai mai sentito parlare dell'accordo di programma? Studia prima di parlare. Firmato il presidente, si intende il presidente dell'Arder, l'associazione che vedete qui rappresentata in questa bandiera. E che racchiude, riunisce sotto questa sigla diversi autodemolitori, in particolare quelli di via Palmiro Togliatti. La presidente dell'Arder, Elena Donato, che riconosciamo in questo momento in cima, vestita di bianco, in cima all'acquedotto alessandrino. La situazione, dunque, dopo anni, possiamo dirlo tranquillamente, anni di stallo, sembra essere definitivamente esplosa. Al momento anche su questo altro lato, sull'altro lato della Palmiro Togliatti, in direzione Tuscolana per intenderci, il traffico procede regolarmente. Poco fa c'erano dei manifestanti anche in questa direzione, ora la protesta si sta concentrando tutto sull'altro senso di marcia, in direzione Ponte Mammolo, verso sud per chi non è di Roma. Come vedete la via è molto ampia, molto larga, il traffico qui è davvero importante, rappresenta la via Togliatti un'arteria di collegamento lungo il quadrante est tra nord e sud di questa parte di Roma. Arrivano i vigili del fuoco.
Bianca. Oh, i diritti nostri, sceriffo! Siamo qua, ovviamente ce la dirà il concorso. Ci sono delle trattative in corso anche con la polizia e le forze dell'ordine che sono arrivate insomma in brevissimo tempo. Vogliamo la Raggi, se no non scendiamo, ribadiscono i manifestanti. La situazione al momento è la seguente. Nel pomeriggio gli autodemolitori avevano fatto circolare anche un comunicato che vi leggiamo per riassumere le posizioni. Ancora una volta è lacunosa e pretenziosa la dichiarazione del sindaco Raggi sulla questione degli autodemolitori. All'avvicinarsi della campagna elettorale cerca di trovare consensi, tornando in maniera impropria 3 anni fa, addirittura sorvolando sulle espressioni del TAR e della Procura della Repubblica, aveva detto Elena Donato, presidente dell'Arder. Come detto, ribadiamo, l'associazione di categoria degli autodemolitori romani, a seguito delle dichiarazioni della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Quali erano le posizioni in campo? Sicuramente una ve la stiamo raccontando dal vivo con questa manifestazione, questa esplosione di rabbia da parte degli autodemolitori. Il Dipartimento della Tutela Ambientale di Roma, era il 21 maggio, quindi qualche giorno fa, quando aveva fatto sapere che su indicazione dell'assessorato ai rifiuti e al risanamento ambientale, quindi da parte dell'assessore Katia Ziantoni, ha intimato il 21 maggio la dismissione e il ripristino dei siti occupati senza titolo da 21 ditte di autodemolizioni che si trovano su Viale Palmiro Togliatti, a ridosso del Parco di Centocelle, nel quadrante est di Roma. I privati, diceva la nota del Campidoglio, hanno l'obbligo di presentare entro 60 giorni dalla notifica dell'atto un progetto di ripristino delle aree che consenta la piena fruibilità dei luoghi, includendo anche un piano di caratterizzazione delle matrici ambientali. Con questo provvedimento che arriva oggi, diceva il Campidoglio, ha detto qualche giorno fa, dopo una lunga interlocuzione con i soggetti interessati, vogliamo porre fine alla situazione di illegalità in cui operano gli autodemolitori nel quadrante est della nostra città. Parliamo delle ditte di via Palmiro Togliatti, raccontava il Campidoglio, e soprattutto di quelle che occupano terreni pubblici all'interno del parco archeologico di Centocelle. La Raggi ribadiva questo, come ribadiva il diritto al lavoro di poche realtà, ha detto la Raggi, peraltro totalmente abusive, non può prevalere sul rispetto delle regole e soprattutto sul diritto di tutti i cittadini a vivere in un ambiente salubre. Ed è proprio questo il passaggio che viene contestato maggiormente dagli autodemolitori che vedete oggi sulla via Palmiro Togliatti. Loro dicono: noi non siamo assolutamente irregolari, i terreni non sono occupati abusivamente, come dice il Campidoglio, molti dei terreni, dei 21 terreni, sono di nostra proprietà. Qualcuno, a quanto pare, sarebbe invece del Campidoglio, ma come detto questa è una situazione che va avanti da anni, quindi anche risalire alle carte, alle proprietà, non è stato semplice. La situazione è arrivata all'osso solo negli ultimi anni, e ora la protesta. Come detto, gli autodemolitori non si dichiarano irregolari, si reputano regolari proprio in virtù dell'accordo di programma degli anni 80, e in effetti bisogna dire che queste attività sono regolarmente in funzione, si trovano come detto sulla Palmiro Togliatti in questa direzione, possono vendere pezzi di ricambio e quindi se operano al pubblico tutti i giorni, come fanno ad essere irregolari, ci domandiamo. Ed è la domanda che ci ha portato anche nelle settimane scorse a parlare con queste persone che ci hanno riassunto la storia
che vi stiamo raccontando e che sta avendo l'epilogo che vedete in questo momento. Una situazione, come detto, che riesplosa nuovamente, come è successo circa 3 anni fa sotto la regione Lazio. Quando allora tutti i demolitori di Roma scesero in protesta alla vigilia dell'approvazione della legge di stabilità 2020, dove appunto un articolo contestato, il 6 bis, da parte della regione delegava alle autorità locali la delocalizzazione, quindi l'adeguamento ambientale di queste attività in maniera temporanea in attesa di un trasferimento che non è mai arrivato, situazione che ora il Campidoglio ha deciso di affrontare intimando la delocalizzazione di queste 21 attività entro 60 giorni e che è esplosa dunque nella protesta di oggi. Intanto, come vedete, è arrivato il reparto mobile della polizia, la camionetta la vedete giù in fondo, arrivano altri agenti. Intanto prosegue la protesta. Allora, lei è? Io sono Pietrangelo Massaro, sono il vice coordinatore romano di Forza Italia. Non è la prima volta che sono qui a manifestare con gli autodemolitori di Roma, duramente vessati e ingiustamente vessati dal sindaco Raggi e dalla sua giunta. Vedete, io quello di cui mi rendo conto e che ho detto tante volte è che questi sono bravi cittadini, bravi lavoratori, che hanno delle vere e proprie imprese, hanno delle famiglie ed è giusto che lavorino anche per dare un servizio di pubblica utilità al territorio di Roma. Quindi da una parte abbiamo il lavoro che va tutelato, dall'altro un servizio di pubblica utilità nell'interesse dei romani. Tutto questo evidentemente non viene considerato dal sindaco Raggi. Mi scusi Massaro, mi perdoni, la Raggi dice che queste attività devono andare via entro 60 giorni, ripristinare i luoghi. Loro dicono attenzione perché i terreni sono nostri e non siamo assolutamente irregolari. Oltre a questo c'è una cosa molto molto importante, c'è il fatto che è stato stipulato un accordo di programma al quale devo adempiere le istituzioni, non loro. Quindi se c'è, come c'è, un accordo di programma, questo deve essere rispettato dalle istituzioni. Devono essere le istituzioni a prendersi in carico la delocalizzazione di questa attività e tutti gli autodemolitori qui presenti dal primo momento hanno detto che erano assolutamente d'accordo a essere delocalizzati. Il problema è che non è stata data a loro un'alternativa e viene detto semplicemente vi diamo 60 giorni e dovete rinunciare a quello per cui avete lavorato per 30, 40 anni, 50 anni della vostra vita e non dovete più offrire un servizio di pubblica utilità. Questo è inaccettabile. Da quel che abbiamo letto dalle dichiarazioni del Campidoglio, gli autodemolitori dovrebbero presentare dei progetti. Li hanno presentati tante volte, innumerevoli volte. Questa storia dei progetti è diventata una barzelletta perché i progetti sono stati presentati con dei professionisti che li hanno preparati, hanno degli avvocati, hanno dei consulenti di altissimo livello alle spalle, che hanno presentato progetti di altissimo livello, di altissima qualità e che erano anche assolutamente compatibili con le direttive europee. Nonostante questo, gli autodemolitori ora hanno 60 giorni per fare baracche e burattini e andarsene via. Questo è inaccettabile, questo non è il modo di ascoltare e rispettare la cittadinanza. Diciamolo al sindaco Raggi, ci tengo a dirlo, a prescindere dalla forza politica che rappresento. Qualunque sindaco di qualunque colore politico deve rispettare i lavoratori della città e la sua cittadinanza. La Raggi questo non la sta facendo e qui loro fanno bene a protestare. Grazie a Massaro. Grazie. Esponente di Forza Italia che è intervenuto in diretta con noi qui da Viale Palmiro Togliatti e ha ribadito i motivi della protesta e il nodo attorno a cui questa vicenda si sta avvitando ormai da diverso tempo. Gli autodemolitori devono andarsene, devono ripristinare i luoghi, presentare dei nuovi progetti entro 60 giorni
ma devono ripristinare i luoghi. Eppure questi territori, come confermano alcuni di loro, sono di loro proprietà e quindi perché dovrebbero farlo? C'è un accordo di programma che li vincola ad una delocalizzazione che attualmente ancora non è avvenuta. Va avanti la protesta, vedete alcuni di loro attraversano via Palmiro Togliatti, è arrivata la polizia, ci sono i vigili del fuoco, viene comunque consentito il passaggio dei mezzi di sicurezza, degli autobus, il pubblico servizio viene garantito, ma chiaramente le persone... Come vedete, insomma, anche le forze contrapposte della cittadinanza costrette al disagio, ma insomma questo è un po' il motivo della protesta, quello di creare disagio e attenzione, se vogliamo, quindi fa tutto parte chiaramente delle dinamiche della protesta. Intanto il traffico su Viale Palmiro Togliatti aumenta, le persone restano in cima all'acquedotto Alessandrino di Roma. Ci sono diversi cittadini che si sono radunati qui sotto. Al momento la situazione, la protesta sembra andare avanti in maniera con diverse difficoltà per il traffico. Qual è la posizione dell'assessore all'ambiente di Roma, Katia Ziantoni? Tutelare i gestori, leggo testualmente. Tutelare i gestori delle aziende senza garantire per l'ambiente e per i cittadini significa salvaguardare interessi privatistici a discapito dell'interesse collettivo, dice Ziantoni. L'immobilismo intollerabile che ci ha preceduto ha reso intoccabili certi diritti acquisiti in spregio alle prescrizioni ambientali previste dalla normativa. I destinatari delle determine non perdano altro tempo, facciano quanto viene imposto loro dall'amministrazione e dal TAR, ha concluso l'assessore ai rifiuti e al risanamento ambientale Katia Ziantoni nei giorni scorsi, posizione contestata dagli autodemolitori dicendo che anche loro dalla loro parte hanno delle sentenze del TAR che invece vanno a confermare una delocalizzazione di questi impianti che dovrebbe avvenire per mano proprio delle istituzioni. Una vicenda che sicuramente della quale sentiremo parlare anche nei prossimi giorni perché ha certamente dei toni politici, soprattutto perché la liberazione di queste aree era stata anche oggetto di campagna elettorale da parte dell'attuale amministrazione. Insomma, si è sempre parlato della soluzione di questa vicenda atavica, ovvero questa striscia di terra, come detto, che si trova lungo la via Palmiro Togliatti e sulla quale insistevano originariamente, pensate, 40 impianti di demolizione. Le inchieste, la procura, le indagini delle forze dell'ordine hanno poi ridotto il numero di queste persone a 21 autodemolitori che oggi, vedendo lesi i loro diritti, a loro dire, hanno deciso di bloccare parzialmente, insomma, di creare qualche disagio al traffico qui sulla via Palmiro Togliatti e di salire in protesta in cima all'acquedotto Alessandrino, dove li vedete in questo momento. Come dicevamo, una questione che riguarda ha certamente un aspetto politico importante, che riguarda trasversalmente il tema dell'ambiente, il tema dei rifiuti, il tema occupazionale chiaramente, e anche il tema dello smaltimento delle auto, che in questo momento, anche se se ne parla molto poco, sta riguardando la città di Roma. Secondo una stima fatta proprio dall'agenzia Dire, quando ci siamo occupati di questo tema, circa 500 auto al giorno al momento non possono essere rottamate nella città di Roma e quindi chi sa trasformare il rifiuto in denaro sta certamente beneficiando di questa situazione. Parliamo
secondo quanto ci hanno raccontato altri demolitori e molte aziende, molti autodemolitori da fuori Roma stanno beneficiando di questa situazione, qualcuno addirittura da Napoli ci hanno detto viene a prendere le auto da rottamare nella città di Roma. Ancora i vigili del fuoco che stanno accorrendo qui. Gli autodemolitori al momento non sembrano voler mollare la presa e la protesta a questo punto davvero non si sa quanto può andare avanti, anche perché ci sono delle persone che, come vedete, si sono arrampicate sopra l'acquedotto Alessandrino qui lungo la via Palmiro Togliatti di Roma. Quindi la situazione è davvero molto delicata. Vediamo che al momento il traffico sulla Togliatti sembra essere stato interrotto, cerchiamo di capirne di più, e così è in effetti. Vediamo un'auto della polizia locale di Roma Capitale sbarrare il transito, forse solo momentaneamente, per far passare i vigili del fuoco. E sono momenti abbastanza delicati per questo quadrante di Roma, dove la via Palmiro Togliatti rappresenta un'arteria fondamentale di collegamento nella zona est della città, tra la parte nord e la parte sud, insomma. Si cerca di sciogliere, di venire ad un accordo, ma da quel che percepiamo, a sensazione nostra personale, la soluzione non sembra essere vicina. I manifestanti, e in particolare la presidente dell'Arder, Elena Donato, che vediamo in cima con la giacchetta azzurra in cima all'acquedotto Alessandrino, richiedono la presenza sul posto della sindaca Raggi. Cerchiamo di capire in diretta se ci sono novità da questo punto di vista. Intanto, come vedete, i vigili del fuoco sono schierati, ci sono delle persone arrampicate in cima all'acquedotto Alessandrino. C'è la Polizia di Stato e alcuni, come vedete, alcune delle arcate dell'acquedotto sono stati bloccati al traffico. Al momento la circolazione sembra essere ripartita. Mezzi pubblici e di sicurezza finora sono sempre, va detto per cronaca, sono sempre stati fatti passare dai manifestanti, e così continua ad avvenire. Ed eccoli, manifestanti che riscendono sulla Togliatti e bloccano di nuovo il transito sull'arcata laterale. Di fatto il traffico non è stato bloccato del tutto. Vediamo che i demolitori di Togliatti sono tornati anche sull'altro senso di marcia a impedire il passaggio in due delle tre corsie. Chissà se la sindaca Raggi verrà sul posto, al momento non abbiamo notizie. In merito, continuiamo a raccontarvi quel che sta accadendo. Per chi si fosse messo in collegamento sulla nostra pagina Facebook, ve lo ricordiamo, ci troviamo a Roma, quadrante est, il limite della cosiddetta fascia verde per il rispetto dei limiti di inquinamento ambientale. Quando si tratta di targhe alterne, per intenderci, Roma è divisa in fasce concentriche che
stabiliscono priorità ambientali per il rispetto delle, dei livelli minimi di polveri sottili, e questa è la cosiddetta fascia verde. Spesso capita insomma che i blocchi del traffico dal centro di Roma arrivino fino a questo punto ad est di Roma, proprio perché siamo a circa 4-5 fermate di metropolitana dal centro, per intenderci, per chi non conosce la città, lungo l'asse della linea C, un luogo ricco di monumenti archeologici come l'acquedotto Alessandrino che vedete inquadrato in questo momento, sul quale si sono arrampicati alcuni degli autodemolitori di via Togliatti. È proprio la localizzazione storico-archeologica di queste attività è forse il punto più dibattuto dai cittadini, che da anni si battono affinché gli autodemolitori vadano, che si trovano a ridosso di un parco archeologico, il parco archeologico di Centocelle, vadano via, e autodemolitori che si sono sempre, va detto per cronaca, disposti ad un trasferimento, ma su quale trasferimento non è stato mai trovato un accordo. Una parte, quella degli autodemolitori, fa valere un accordo di programma firmato negli anni 80 da Comune, Regione e allora Provincia di Roma, che prevedeva una delocalizzazione di queste attività, ormai ne sono rimaste 21, e dall'altra le varie amministrazioni comunali che si sono succedute, fin ultima quella 5 Stelle guidata da Virginia Raggi, che invece impone ora un limite di 60 giorni a queste attività per presentare eventuali nuovi progetti di adeguamento ambientali, per poi essere delocalizzati. Dalla loro parte, ribadiamo, gli autodemolitori dicono: non dobbiamo fare adeguamenti ambientali troppo onerosi, troppo costosi. Perché? Perché è prevista per noi una delocalizzazione, è scritto nero su bianco, ce l'ha confermato il TAR, e quindi dobbiamo fare adeguamenti minimi che già abbiamo fatto per poi essere delocalizzati. Un braccio di ferro vero e proprio, quello tra l'attuale amministrazione e gli autodemolitori della capitale, che sta trovando come ultimo capitolo il pomeriggio di questo 24 maggio. Qui in via Palmiro Togliatti, dove la circolazione è bloccata. E non si riesce a capire quale sarà la soluzione del pomeriggio di oggi. Nel frattempo, lo ribadiamo, ci sono alcune persone che si sono arrampicate in cima all'acquedotto Alessandrino. Quella di far venire o il sindaco di Roma o l'assessore competente, famoso Zio Antonio. Quindi la richiesta esplicita è questa. I vigili del fuoco predispongono i teloni. Sotto il punto in cui due autodemolitori si sono arrampicati in cima all'acquedotto Alessandrino. Aspetta, non mi avessi. In piazza, poi mi è arrivata la casa.
Pianina, Torino, Torino, Pianina. Ed ecco che viene gonfiato il famoso materasso ad aria per attutire l'eventuale caduta dei manifestanti che si sono barricati in cima all'acquedotto alessandrino di Roma di Viale Palmiro Togliatti. Maculati, ma che ma l'avevo messa ma una volta! Che pentola di merda! C'ha 40 anni di vino che ha sul cadino! Questa è la situazione in via Palmiro Togliatti, Roma, quartiere di Centocelle, dove alcuni autodemolitori di via di Centocelle stanno bloccando parzialmente il traffico. Vedete con quali ripercussioni lungo via Palmiro Togliatti. Alcuni di loro, sentite le urla, si sono arrampicati in cima all'acquedotto alessandrino. I vigili del fuoco hanno apposto i materassi anticaduta. Ci sono due persone qui e altre persone, come vedete, si trovano su quest'altro lato. Si oppongono in maniera quanto mai decisa al piano del Campidoglio che riguarda questo frangente le 21 attività che si trovano lungo via Palmiro Togliatti, 21 impianti di autodemolizione che si trovano lungo via Palmiro Togliatti. Arrivano altri mezzi dei vigili del fuoco. Come vedete è la seguente, c'è apprensione anche per le persone che si sono arrampicate in cima all'acquedotto alessandrino, anche se vedete insomma sembrano essere abbastanza tranquilli. Non sembrano avere intenzioni pericolose per il momento, per fortuna.
viene consentito il passaggio dei mezzi pubblici, mentre per le auto il traffico resta deviato sotto una delle arcate, solo una delle arcate dell'acquedotto alessandrino, con veramente notevolissimi disagi alla circolazione. Dicevamo, una situazione abbastanza complessa che trova radici profonde negli anni della città di Roma. Dove fondamentalmente il confine della città una volta si estendeva, arrivava fondamentalmente dal centro di Roma sul lato est fino a qui, e questa, la via Palmiro Togliatti, era una volta considerata estrema periferia e quindi anche luogo dove abusivamente hanno operato attività come gli autodemolitori per tanti anni. Ovviamente i confini di Roma si sono spostati notevolmente. Ora, come detto, questo è il confine della fascia verde, c'è una linea della metropolitana importante, la linea C, e ovviamente anche le regole, le normative sull'ambiente sono cambiate. Da qui l'inasprimento di questa battaglia sulla presenza degli autodemolitori, in particolare qui a Centocella, a ridosso di un parco archeologico, la voglia dei cittadini e dei comitati, insomma, di far valere il rispetto dell'ambiente, di riappropriarsi di un'area verde importante archeologica come quella del parco, dall'altro la battaglia legale nei tribunali da parte di imprenditori a tutti gli effetti, che qualcuno si è messo in regola e ora chiede giustamente di poter continuare a lavorare magari in un altro luogo, perché lo ribadiamo, questi demolitori, in particolare i 21 demolitori, parlando con le associazioni di categoria, ha ribadito l'assoluta volontà di lasciare via Palmiro Togliatti per essere trasferiti in altri luoghi. Ma questo trasferimento è un trasferimento che, come raccontano gli autodemolitori, è stato concordato nero su bianco su un accordo di programma ormai molti anni fa, un accordo di programma che poi, nel rimpallo di responsabilità tra comune, regione, si è perso. Qualcuno aveva deciso di rispettarlo, nelle settimane scorse abbiamo visto anche le carte relative a quel che vi stiamo raccontando, insomma abbiamo visto effettivamente che questo accordo di programma è stato davvero siglato da comune, provincia, regione, poi di questo accordo non si è fatto più nulla sostanzialmente, è intervenuta la regione legiferando con la legge di stabilità 2020, ribadendo la volontà di dislocare queste attività altrove, e al contempo le varie amministrazioni comunali di Roma che hanno affrontato l'argomento, a volte parzialmente, a volte non lo hanno affrontato, e ora l'amministrazione attuale, guidata dalla sindaca Virginia Raggi con l'assessore Katia Ziantoni, che invece ha intimato a queste attività, 21 attività, di ripristinare lo stato attuale dei luoghi. Un ragionamento che in punta di diritto può trovare certamente una sua logica, assolutamente, ma che i demolitori invece contestano carte alla mano, portando dalla loro alcune motivazioni. Innanzitutto quei terreni dove che si trovano a ridosso del parco archeologico di Centocelle non sono di proprietà pubblica, dicono loro, molti sono nostri, quindi siamo proprietari di queste attività, quindi anche qualora dismettessimo le nostre attività di autodemolizione, noi comunque rimarremo lì.
è una delle motivazioni addotte dagli autodemolitori. Altra motivazione riguarda appunto la delocalizzazione, il vero snodo principale della questione autodemolitori del parco archeologico di Centocelle. Ce ne vogliamo andare, dicono loro. Negli anni sono state addirittura promesse dalle varie amministrazioni tanti luoghi alternativi come Torre Spaccata, Cinquina, insomma di nomi ne sono stati fatti tanti in passato, mai nessuna di queste ipotesi ha preso davvero corpo, non si è mai andati avanti con l'iter di delocalizzazione. In virtù di che cosa? Di un tentativo anche passato delle amministrazioni precedenti, soprattutto di quella attuale, di voler risolvere in maniera definitiva la questione degli autodemolitori romani, che come dicevamo fino a qualche anno fa erano circa 100, pensate, ora sono, se non erro, 71, ma insomma circa 70, quelli rimasti in vita e che al momento attendono tutti di capire cosa sarà del loro destino. Ci fu addirittura una conferenza dei servizi, lo abbiamo raccontato prima, lo ribadiamo per chi si fosse messo in collegamento soltanto ora, conferenza dei servizi a cui hanno partecipato quasi tutti gli autodemolitori romani per la verifica contestuale degli adeguamenti ambientali. Pensate, solamente un autodemolitore vinse la conferenza dei servizi e può attualmente ancora recepire auto, rottamarle, demolirle e vendere i pezzi di ricambio. Per gli altri questo non è possibile, è stata attivata la possibilità di vendere soltanto pezzi di ricambio. Quanti di voi saranno imbattuti per Roma e hanno visto che nei diversi autodemolitori non ci sono più le carcasse di auto messe l'una sull'altra proprio in virtù di questo. Discorso e racconto che non vale per gli autodemolitori di via Palmiro Togliatti, che invece hanno deciso di non partecipare a quella famosa conferenza dei servizi, non parteciparono in virtù di un ricorso al TAR sul quale hanno tentato di far valere appunto un'opposizione del tribunale amministrativo sul quale hanno fatto valere appunto, come dicevamo, l'accordo di programma che impone all'amministrazione di trovare un sito alternativo e delocalizzare queste attività. Nella lunga vicenda giudiziaria è intervenuta anche appunto una legge regionale, lo dicevamo prima, una legge di stabilità, la 2020, in cui un contestato articolo, l'articolo 6 bis, riconosceva da parte della regione alle amministrazioni locali di procedere tra le altre cose anche alla delocalizzazione. Pensate, questa legge regionale è stata impugnata dal governo, chiaramente su spinta del Campidoglio, davanti alla Corte Costituzionale. I supremi giudici hanno però ribadito che quella legge regionale è assolutamente costituzionale, quindi le varie pronunce del TAR, alcune a favore, alcune contro degli autodemolitori, così come per il Campidoglio, la pronuncia della Corte Costituzionale, la legge regionale, sono le varie motivazioni che le parti tirano a sé in virtù delle proprie ragioni. Cori insulti chiaramente anche nei confronti della sindaca Raggi. Attenzione, perché sembra che in questo momento anche l'ultimo... Sono quattro anni Roma che c'è il corona! Come vedete la situazione sembra essere tutt'altro che vicina ad una soluzione. Polizia e Vigili del Fuoco continuano a presidiare la manifestazione degli autodemolitori di via Palmiro Togliatti, che hanno bloccato parzialmente l'accesso, il transito lungo
la Togliatti qui all'altezza dell'acquedotto Alessandrino e al contempo la circolazione viene lasciata passare sotto una delle arcate, solo una delle arcate dell'acquedotto Alessandrino, riducendo la portata da 4 passaggi a uno solo, con conseguenze sul traffico davvero importanti. Questa me l'ha detto e me l'ho ribadito a funzionare, te volevo dire solo questo, sempre più bello arrivare dal tuo anno. Ribadisce ai manifestanti un rappresentante di Forza Italia, l'abbiamo intervistato poco fa, che l'intenzione sembra essere, ve lo riportiamo, quella dei manifestanti arrampicatisi sull'acquedotto Alessandrino, di scendere solo e soltanto se arriverà la sindaca di Roma, Virginia Raggi, qui in viale Palmiro Togliatti. Quindi, come detto, la manifestazione non sembra essere vicina ad una svolta, perlomeno nell'imminente, perlomeno nell'immediato. Questa è la situazione su viale Palmiro Togliatti. Ma che è successo, capo? Andiamo un po' per farvi vedere il quadro generale di quel che sta accadendo qui sulla via Palmiro Togliatti di Roma, il confine immaginario tra la zona di Centocelle e la zona dell'Alessandrino da quest'altra parte. Ci sono, come vedete, delle persone che si sono arrampicate in cima all'acquedotto Alessandrino, sono gli autodemolitori di via Palmiro Togliatti che hanno deciso di mettere in scena questa protesta eclatante contro la decisione del Campidoglio, che ha intimato loro di dismettere le loro attività entro 60 giorni. E ripristinare lo stato dei luoghi. Posso chiederle, lei è un autodemolitore di via Palmiro Togliatti, giusto? Sì. Da quanti anni esercita questa attività? Sono oltre 20 anni. Oltre 20 anni. Che cosa è successo adesso? Perché state protestando? Noi l'abbiamo spiegato, se ce lo vuole, anche dal suo punto di vista. Stiamo protestando perché ci continuano a mandare delle determine che non hanno senso. Ultimamente stanno arrivando delle determine che sono del 2018. Si sono dimenticate tutto il 2019 e il 2020, dove il TAR ci ha dato ragione. Ci ha detto che potevamo lavorare, ha obbligato il comune a riautorizzarsi entro 20 giorni e fare adeguamento il minimo indispensabile, perché siamo in via provvisoria che ci vorrebbero delocalizzare. Quindi sostanzialmente il comune dice dovete ripristinare i luoghi entro 60 giorni, esatto, adducendo delle motivazioni vecchie. Sì. Mentre voi invece siete andati avanti, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio. Sia legalmente che sia come lavori che abbiamo eseguito e dove il TAR ci ha detto di fare dei piccoli aggiustamenti che non avevamo. Ho capito. Ma voi ve ne andreste da via Palmiro Togliatti? Subito, anche stanotte. Ve ne andreste subito? Sì. Però la delocalizzazione... Non se ne parla, non ne parla nemmeno. La Raggi parla solo di attività abusive. Quando sono state autorizzate da oltre dal 97, dove hanno fatto un accordo di programma... Senta, io non si offenda, glielo chiedo, lei è abusivo? Assolutamente no.
assolutamente. Lei può, ha le carte in regola. Io ho un'attività che per te la puoi mangiare, quindi io non so. Chi pensa diversamente viene sul mio impianto e viene a controllare. Se io ho una bugia, mi chiude e me ne vado. Grazie, gentilissimo, gentilissimo, davvero. Ringraziamo uno degli autodemolitori di Palmiro Togliatti, insomma, l'abbiamo raccontato più volte, sono imprenditori che nel frattempo hanno anche subito diversi attacchi da parte delle associazioni del territorio che giustamente riportano l'attenzione sugli adeguamenti ambientali, sul rispetto delle norme, insomma, perché? Perché chiaramente questa situazione, come dicevamo prima anche dell'intervista che abbiamo fatto, si trascina ormai da anni. È inutile negarlo che diverse attività hanno vissuto nell'irregolarità, tante sono state sequestrate, le abbiamo fatte vedere anche noi con le nostre immagini nelle settimane scorse. Alcune attività sono state sequestrate dalla procura perché sono stati riscontrati illeciti, oltre che una scarsa attenzione a quelle che sono le norme ambientali, provocando anche danno all'ambiente. Ma insomma, per dovere di cronaca dobbiamo dire che non tutte le attività versano nello stesso stato, non tutte le attività possono essere definite a quella che noi abbiamo potuto vedere come delle attività irregolari, anche perché sono aperte. Non possono ricevere auto da rottamare, ma possono vendere pezzi di ricambio, quindi insomma qualcuno li ha anche autorizzati a fare quel che fanno. Quindi insomma è una situazione delicata dove i casi vanno, per quel che abbiamo potuto constatare, analizzati uno per uno. Insomma, è difficile poi distinguere quelle che sono, quando si tratta di situazioni che si trascinano così da lungo tempo, distinguere qual è la situazione più regolare o meno, ma le differenze le abbiamo potuto constatare, ci sono, e proprio questo contestano ora i demolitori, gli autodemolitori qui in Viale Palmiro Togliatti. Contestano il fatto che la loro situazione non è assolutamente uguale a quelli che, a loro dire, sono i veri autodemolitori irregolari di via Togliatti. 40 impianti che sono rimasti sulla via Togliatti per decenni, ora ne sono rimasti soltanto 21, e sono quei 21 che oggi stanno protestando in questo modo eclatante che vedete. Alcuni si sono arrampicati sull'acquedotto alessandrino e hanno parzialmente bloccato il traffico lungo questa via, provocando i disagi che vedete. Volevo lavora! Intanto viene mandata acqua alle persone che si sono arrampicate in cima all'acquedotto alessandrino. Continuiamo a raccontarvi questa situazione che sta letteralmente mettendo in ginocchio tutta la viabilità attorno ai quadranti dei quartieri di Centocelle e Alessandrino. Intanto stiamo cercando ulteriori aggiornamenti su quel che sta avvenendo lontano da
da qui per capire se la situazione potrà evolvere in qualche modo. Lo ribadiamo, i manifestanti, gli autodemolitori della via Togliatti si sono arrampicati in cima all'acquedotto Alessandrino di Roma. Non scendono, non scenderanno, lo hanno ribadito più volte, finché non verrà qui la sindaca di Roma, Virginia Raggi. O chi per lei ci viene da supporre, per poter affrontare la questione degli autodemolitori di via Togliatti. Continuano ad arrivare i mezzi di soccorso. Ora che cosa succede? Che nonostante i ricorsi vinti, nonostante le cose sembrassero andare in un certo modo, ripeto, è arrivata questa determina che è stata una botta tra capo e collo. Loro ora si trovano qui, sono sopra, lei vede sulla destra, Elena Donato, che è l'avvocato che rappresenta gli autodemolitori, l'Arter, che è appunto la categoria, l'associazione di categorie, e poi ci sono loro. Io quello che mi sono permesso di chiedere, lo chiedo anche a lei, l'ho chiesto prima a un suo funzionario, la richiesta di questa categoria è molto semplice, quella di avere la possibilità di parlare oggi o con il sindaco Raggi o con l'assessore Ziantoni, che è l'assessore competente per materia. Altre persone che venissero qui non sarebbero accolte da loro, perché non avrebbero un potere effettivo di incidere su questa chiusura. Diciamo che il modo non è del tutto corretto, assolutamente, perché loro sono partiti già, certo, in maniera illegale. Capisco, quindi, questo, capisco. Capisco. In modo, diciamo, io vengo in supporto. Già la possibilità di avere un... Io capisco questo assolutamente. Quello che mi permetto di chiederle, se posso farlo, se posso permettere di farlo, di ascoltare in qualche modo le istanze di queste persone. È successo anche in altre situazioni in questi anni. Manifestazioni autorizzate, ma anche in alcuni casi manifestazioni come in questo caso, chiaramente, come diciamo prima, al funzionario, non autorizzate, spontanee, se fosse possibile. E capisco che una manifestazione è regola, ma io chiedo di capire dall'altra parte, che se immagino sono dei padri di famiglia, che la situazione alla quale si trovano queste persone dopo anni è una situazione che ha raggiunto livelli proprio di bassezza, proprio anche della dignità umana. Se fosse possibile farvi intermediare nei confronti del sindaco e di questo assessore, in alternativa ovviamente, se non insieme, affinché possa venire qua e ascoltare queste persone. Lo stanno facendo per disperazione, non perché vogliano violare le regole, anche perché sono chiusi da 3 anni, è la disperazione che li sta facendo. Sì, sono chiusi da 3 anni senza autorizzazione. Quello che l'ho detto. Ma assolutamente no, quello che le sto dicendo è che le autorizzazioni non sono state rinnovate. Fa parte del pool degli avvocati che stanno lavorando, comunque ricorsi finti, tutti finti, nonostante le autorità abbiano detto che loro devono riaprire, verifichi queste cose, abbiano un presupposto. Verifico quello che le sto dicendo io. Sulla sinistra, dirigente del commissariato di zona di polizia, con gli occhiali, che sta parlando. E questo non lo stiamo discutendo. Non lo stiamo discutendo. Però queste sono persone che hanno disperazione. Queste sono persone che hanno disperazione. Qual è il modo giusto per sono 3 anni che c'è luce su un cicale? Qual è il modo giusto per farsi sentire? Sta parlando bene. Qual è il modo giusto? Stanno parlando bene. Esatto, abbiamo trovato. Questa non potrà mettere via, quindi noi pure ci siamo trovati. Esatto, noi siamo trovati. Finché c'è una chiara situazione di legalità, ovviamente questo no. Io posso provare a chiedere, ma ovviamente quello che non, mi permet- non verrebbe accolto, ma mi sembra... Io quello che mi permetto, posso dire una cosa, purtroppo anche quando sono state le autorizzazioni super autorizzate, glielo dico perché le ho vissute tutte da esterno, venendo a, diciamo, a sopportare le due. Posso permettermi di dire una cosa, è vero, però non sono state, ecco, le strade della legalità e neanche quelle giudiziarie. Sono 3 anni che nessuno le sente, nessuno le ascolta. Dico, anche, si dicono, e vivono tanto. Sì.
come è stato in passato. Sarebbe comunque l'opportunità di ricorso. E sono stati fatti questi ricorsi, ma nonostante sono stati vinti, come li abbiamo detto. Sono stati vinti. Quindi è un paio di legalità. Il fatto è che siamo arrivati a una fase. Vinta la... è chiaro quello che dice, allora magari ricordo, il contro ricordo, allora, il discorso è questo, ora qual è la fase? Lei chiaramente ora sta seguendo una manifestazione in una fase molto avanzata già della protesta che è partita diverso tempo fa, non è diciamo una fase iniziale, è con una fase in cui loro hanno accumulato veramente tanto, oltre a vincere ricorso, e questo ha reso loro ancora di più convincimento del fatto che loro stanno andando alla direzione giusta nei confronti di un'amministrazione comunale che è inadempiente anche per l'accordo di programma. Mi permetto di dirle, c'è stato fatto un accordo di programma molto tempo fa. Questo accordo di programma lo devono rispettare le istituzioni nel loro confronto, delocalizzando dal 97. Questo obbligo di delocalizzarli non è stato portato avanti, nonostante siano stati presentati dei progetti. Cioè, questi stanno dalla parte della ragione e rischiano altri due anni al comune per violare. Queste sono le condizioni nelle quali si troviamo. Lei riesce a convincere a scomparare la strada. Io quello che mi posso permettere di fare è. No, no, assolutamente, io tutto quello che mi permetterò di fare è sicuramente che venga rispettata la legalità, ma anche che vengano ascoltate queste persone. Mi permetto di dirlo nel mio ruolo. Nel suo ruolo politico, forse io no. Guardi, io mi permetto di dirle questo, io sicuramente parlo a noi per il rapporto che ho con loro. Io sicuramente so per rispetto alla legalità ci mancherebbe altro, sono l'altro per il partito che rappresento, quindi ci mancherebbe, ma rispetto anche delle categorie che sono arrivate a uno stato di. Veramente proprio di dignità che è stata messa sotto i piedi di persone per bene. Purtroppo vuol dire sono tante le categorie in questo certo, momento che sono ha ragione. In estrema difficoltà. Loro purtroppo da questa è prima di noi siamo. Ha ragione. Infatti devo farle notare se posso. Le faccio notare che il traffico è stato dal primo momento, glielo posso confermare anche. Esatto, glielo possono confermare anche ovviamente. Sono passati tutti quanti. L'unica cosa che è stata fatta. Non è stato mai interrotto il flusso nel momento in cui tra l'altro passavano anche i furgoni che portavano medicinali. Quindi ecco, questo ci tengo a dirglielo e glielo possono confermare, immagino siano state fatte anche giustamente riprese video e quant'altro. Quindi il rispetto da parte loro c'è stato, ora chiaramente come sempre aggiungo. Ora cosa succede? Loro sono lì per dare ovviamente un segno di visibilità a questa protesta. Quello che mi permetto di richiedere, chiaramente. Quello che mi permetto di chiedere è tu. Non suggerisco di forzare ulteriormente la mano, soprattutto se. Un'interlocuzione. Quello che mi permette di chiederle se si può fare per quello che le è possibile ovviamente, perché mi rendo conto del suo ruolo e già sta facendo molto e la ringrazio e l'ascolto e ci sta dando, se può in qualche modo farsi da tramite con la giunta, in particolare a questo punto col gabinetto del sindaco. Certo. Lo so, però un'interlocuzione, io mi permetto di dirle questo, quello è successo agli altri. Esatto. E credo che lei faccia già molto nel suo ruolo e faccia anche qualcosa e va oltre il suo ruolo, mi permetta di dirlo. Se fa una cosa del genere, però ti chiedo di farla perché loro hanno bisogno di avere delle risposte. Ecco, riassumiamo. Rappresentante politico di Forza Italia che si trova qui dall'inizio della protesta, sta parlando in questo momento. Il dirigente del commissariato locale di polizia per spiegare che è intervenuto sul posto dopo gli agenti per sì, scusate, stiamo cercando di ascoltare nel frattempo, dicevamo c'è questa interlocuzione in corso tra il dirigente locale del commissariato di polizia e il rappresentante politico che ha appoggiato la protesta per cercare di far arrivare il messaggio direttamente in Campidoglio a far valere i diritti degli autodemolitori di via Palmiro Togliatti. Chiaramente la posizione della polizia è chiaramente quella del rispetto della legalità, lo ribadiamo assolutamente, però è chiaramente anche la prima persona che in questo momento si sta ponendo in ascolto dei manifestanti e sul quale ora si stanno riversando tutte le istanze dei lavoratori. Comunque una trattativa che nulla incide su quel che sta accadendo al momento. Vedete ancora quattro persone, cinque per l'esattezza, in piedi sopra l'acquedotto alessandrino di Viale Palmiro Togliatti di Roma, dove il transito è ancora parzialmente bloccato, la protesta non sembra
andare verso una soluzione immediata. I manifestanti vogliono che qui intervenga la sindaca Raggi o chi per lei per discutere e affrontare, lo ribadiamo in maniera diretta, la questione degli autodemolitori di via Palmiro Togliatti. Intanto, se riusciamo ad allontanarci un po' dal luogo della protesta, vi facciamo vedere quelli che sono gli effetti della protesta, che è questa serie, questo rallentamento del traffico che si perde su via Palmiro Togliatti, questa lunga arteria del quadrante est che collega la parte nord e la parte sud. Nella direzione che vedete inquadrata si trova la zona Tuscolana e quindi, per intenderci, gli studi di Cinecittà, la zona di Subagusta, quindi la fine, il tratto finale della linea A della metropolitana di Roma. Su quest'altro lato, verso la parte sud, si va verso la metropolitana, per intenderci la linea B, le stazioni di Rebibbia, Ponte Mammolo. Insomma, potete immaginare anche dalle immagini che vedete qual è l'entità del traffico giornaliero che si riversa su questa strada. A ridosso, come detto, dei quartieri di Centocelle, un punto di confine con il quartiere dell'Alessandrino. La Polizia di Stato, sono arrivati ora anche i carabinieri, stanno monitorando la zona, ma la situazione, come detto, è abbastanza di stallo, perché la presenza di queste persone in cima all'acquedotto rende la situazione comunque delicata e degna di attenzione, se non altro in termini di procedure di sicurezza. Come vedete, è stato apposto anche il telone anticaduta da parte dei vigili del fuoco proprio sotto a dove si trovano i manifestanti. È intervenuta anche la Polizia di Roma Capitale, che si sta occupando della viabilità. Abbiamo sentito poco fa uno degli autodemolitori di Viale Palmiro Togliatti rivolgersi alla nostra telecamera in diretta qui sulla pagina Facebook dell'agenzia di stampa Dire. Ribadire che gli impianti che sono ancora in attività, in funzione, sono 21, sono impianti che hanno regolare autorizzazione per stare dove sono, ma sono ormai 3 anni che non possono più ricevere rottami, non possono più fare l'attività di autodemolizione, bensì in virtù di un'autorizzazione secondaria possono soltanto vendere pezzi di ricambio, come una normale attività che svolge vendita di pezzi usati di auto. Ma di fatto le auto dei romani in questo momento, la situazione non riguarda chiaramente solo via Palmiro Togliatti, le auto dei romani in questo momento stanno andando altrove, quindi gli autodemolitori che magari qualcuno di voi ha visto disponibile a ritirare le auto, lo fa in virtù di un accordo con altri demolitori autorizzati a farlo, probabilmente. Questo è quel che poi abbiamo scoperto con dei nostri servizi precedenti a questa manifestazione nei giorni scorsi, perché, come detto, è una situazione questa che si trascina ormai da diverso tempo e che riguarda particolarmente la zona di Roma in cui ci troviamo ora. Autodemolitori ci sono in tutta la città, in diverse zone, da est a ovest, da nord a sud della capitale, ma qui in questo territorio, per ormai 21 attività, la situazione è diversa dalle altre, se non altro perché si trovano lungo la via Palmiro Togliatti, la via dove ci troviamo ora e lungo la quale sta andando in scena questa protesta, che si trova proprio a ridosso di un'area archeologica importante, il parco archeologico di Centocelle. Si trova, andando a consultare le mappe, proprio dentro l'area archeologica,
un'area che però va detto è stata negli anni abbandonata, dimenticata, e solo in tempi recenti, anche grazie all'intervento, all'interessamento dei cittadini, dei comitati come il PAC, il Parco Archeologico, il Comitato del Parco Archeologico di Centocelle, insomma, si è venuta sempre più crescendo una cultura votata al rispetto dell'ambiente e alla valorizzazione di veri e propri tesori archeologici. Aspettano il sindaco, i manifestanti. Come dicevamo, una situazione che è cambiata negli anni e che da una situazione di tolleranza anche verso situazioni mai affrontate di irregolarità, ora sta affrontando un collo di bottiglia importante che porterà, chissà, vedremo, ve lo racconteremo, ad una situazione mai affrontata adeguatamente negli anni, in cui i protagonisti sono da una parte gli autodemolitori di via Palmiro Togliatti a ridosso del parco archeologico di Centocelle, l'abbiamo detto, e dall'altra il Campidoglio pronto ora ad andare al muro contro queste attività, dicendo loro: guardate, attenzione, entro 60 giorni dovete ripristinare lo stato dei luoghi, presentare eventualmente dei progetti adeguati per adeguarvi a tutte le normative ambientali, e dall'altra ci sono loro, 5 dei quali li vedete in cima all'acquedotto Alessandrino, gli altri sono qui a sostenere la protesta, sono gli autodemolitori di via Palmiro Togliatti, che al contempo dicono: c'è un accordo di programma firmato con Comune, Regione e Provincia, che ci impone una delocalizzazione, ma questa deve essere fatta sotto l'egida appunto delle istituzioni, non dobbiamo farlo noi, non dobbiamo quindi adeguarci a livello ambientale al momento in maniera strutturale e importante, facciamo adeguamenti minimi, li abbiamo anzi già fatti, così come previsto dalla norma, ma non dobbiamo spendere troppi soldi, perché tanto ce ne dobbiamo andare, ed è quello che vogliamo andarcene, vogliamo andare in un'altra zona di Roma, ma non se ne parla, e quindi sostanzialmente il muro contro muro attuale tra gli autodemolitori e la politica vede queste accuse contrapposte, con gli autodemolitori che dicono: fate solo campagna elettorale e nessuno si sta occupando realmente delle nostre attività, che sono fortemente penalizzate ormai da 3 anni. Un muro contro muro che è esploso oggi con questa protesta eclatante qui su via Palmiro Togliatti, con delle persone che si sono arrampicate e asserragliate sopra l'acquedotto Alessandrino di Roma, non accennano a scendere. E la protesta va avanti con tutti i disagi che vedete in queste immagini. Dove convergono, come vedete, tutte le auto che passano lungo la via Palmiro Togliatti, e dove convergono simbolicamente, concedetecelo, tutta una serie di istanze che riguardano la tutela di questo territorio per anni trascurato e che ora, come detto, stanno passando attraverso questo collo di bottiglia, istanze che riguardano la tutela dell'ambiente, la tutela delle aree archeologiche, il benessere e la salute dei cittadini, e anche il diritto di queste persone di poter proseguire, di poter lavorare, di poter proseguire con le loro attività. Una quadra ci deve pure essere, a dispetto delle lotte, dei ricorsi nei tribunali, ma finora non è stata mai trovata, questa situazione sembra non essere stata mai affrontata. E così una serie di ricorsi, cavilli, rimpalli di responsabilità, come sempre avviene, concedeteci, quando si parla di rifiuti,
sta immobilizzando e ha impantanato la questione. I rifiuti in questo caso sono le auto che vedete in queste immagini, che hanno una loro vita e chiaramente a un certo momento devono essere buttate, smaltite, e a questo servono gli autodemolitori. Situazione che è esplosa in questo territorio in maniera molto più veloce negli ultimi anni, soprattutto perché, come avete sentito precedentemente, gli autodemolitori da 3 anni non possono più recepire le auto e rottamarle, possono solo vendere pezzi di ricambio, e al contempo anche la giustizia ha fatto il suo corso con indagini che hanno riguardato taluni autodemolitori. Alcuni sono stati chiusi sempre in quell'area a ridosso del parco archeologico di Centocelle. E tra l'altro, come vi abbiamo testimoniato con le nostre immagini, alcuni di loro sono stati completamente abbandonati, e c'è questa parte di territorio a ridosso di un parco archeologico, ed è forse questo il danno più grave e importante, che è stato abbandonato a dei rottami ferrosi. Insomma, anche per la bonifica dell'area, qualora questa situazione si risolvesse e gli autodemolitori riuscissero ad essere delocalizzati come vogliono, ad essere spostati secondo quanto dice il Campidoglio, insomma, resterebbe poi il tema della bonifica dell'ambiente di questa parte di territorio, come vi abbiamo testimoniato noi dell'Agenzia Dire anche nelle scorse settimane, che è stata per anni, decenni, abbandonato e usato come luogo, come discarica, anche come punto dove lasciare diversi insediamenti abusivi, e che ora reclama il giusto trattamento dal punto di vista ambientale, archeologico e per il benessere di tutti i cittadini. Istanze che cozzano con quelle di questi signori che vedete in piedi camminare lungo l'acquedotto alessandrino, altri si trovano qui sotto, che sono gli autodemolitori di via Palmiro Togliatti, che ribadiscono la regolarità delle loro imprese, delle loro attività e gli accordi presi con le istituzioni per andarsene. Come abbiamo detto, loro non chiedono, gli autodemolitori di via Palmiro Togliatti, lo ribadiamo, non chiedono di rimanere lì dove sono, se ne andrebbero anche subito, ma in base agli accordi presi. Visione diversa, impostazione diversa del problema, quella del Campidoglio. Che ha detto basta alle proroghe, alle autorizzazioni temporanee, e punta alla liberazione delle aree. Sì. Stiamo tentando di stabilire un contatto, e tra poco dovremmo riuscirci, con il comitato PAC Libero, del quale vi parlavamo poco fa, che si batte ormai da anni per la liberazione del parco archeologico, tutta una serie di problematiche
vediamo se ci riusciamo. Proviamo a spostarci in un luogo sulla via Palmiro Togliatti, qui tanto il traffico aumenta. Stiamo tentando di stabilire un collegamento audio. Ecco, Cristiana Trizzino del comitato PAC Libero, sei in diretta sul nostro canale Facebook. Cristiana, buon pomeriggio, grazie per averci contattato, per essere voluta intervenire. Ti chiedo subito un commento, Cristiana, su questa protesta che sta andando in scena qui lungo la via Palmiro Togliatti, della quale stiamo vedendo le immagini. Ho visto delle scene veramente raccapriccianti, sinonimo di imprenditori ridotti alla disperazione da parte di questa amministrazione. Noi siamo un comitato che vuole la realizzazione del parco, per cui sicuramente vogliamo la delocalizzazione degli autodemolitori, cosa che vogliono anche loro, ma non cancellando delle attività imprenditoriali che non solo servono al ciclo dello smaltimento dei rifiuti dell'auto, ma comunque lì ci sono famiglie imprenditrici che hanno campato, hanno dato la posti di lavoro, per cui siamo annichiliti che si sia arrivata a questa soluzione. Mi dice di andare via, ma dove devono andare se le aree non sono state individuate? Per cui è una messa in scena, è stato tutto gestito in una maniera molto raffazzonata. Per cui vedere queste scene da Facebook mi ha fatto veramente venire un cuore piccolo piccolo. Ascolta, Cristiana, questa vicenda è solo uno degli aspetti che riguarda poi la tutela del parco archeologico di Centocelle, per il quale voi vi battete. Ecco, la protesta di oggi, il fatto che il tema degli autodemolitori venga trattato, si sia ridotto poi a questo, è sintomo per voi di cosa, visto che avete anche il polso dell'altra questione, quella della valorizzazione archeologica del parco e non solo? Allora, che non c'è la volontà reale di fare un parco, c'è la volontà di finire sulle pagine dei giornali, perché dall'altra parte di via Palmiro Togliatti, su via di Centocelle, c'è un canalone, c'è una vallata, per chi non conosce l'area, larga una ventina di metri e lunga 300 metri, con 3 metri di rifiuti interrati scoperti nel 2017. Lo ricordiamo, ci fu un clamoroso incendio che durò per giorni. Durò 45 giorni, un incendio, o meglio, roghi autocovanti, cioè che nascevano da combustione chimica, esattamente come nelle più famose terre dei roghi, insomma, dei fuochi. Fumi. Certo. Tanta carta, tante ordinanze, tante commissioni, i rifiuti sono tutti lì, tutta la cittadinanza è ancora esposta al pericolo che lì si riaccendino, per cui la volontà di fare questo parco, di realizzarlo, a noi sembra qualcosa sulla carta, non qualcosa di reale. Ma comunque, torno a dire, noi vogliamo la delocalizzazione perché gli autodemolitori coprono un'area di 5 ettari su 126 ettari, che non è poco, visto che solamente 33 sono stati realizzati a parco. Esatto. Ma non a queste condizioni, con queste modalità, cioè sono modalità raffazzonate, modalità violente, perché ecco poi dove si arriva, che 8 persone si arrampicano sull'acquedotto Alessandrino, quando poi lì la situazione è ancora più grave, perché a fronte di queste 21 attività ce ne sono 19 completamente illegali, bisognerebbe andare lì con la magistratura e allora attaccasse quelle prima. Certo. Siamo assolutamente, nonostante noi si voglia la delocalizzazione degli autodemolitori, più volte li abbiamo incontrati, sì, ma non a queste condizioni.
Certo, perché poi chiaramente no, poi come hai giustamente sottolineato tu, ci sono condizioni e condizioni a seconda di quale attività parliamo. Ci sono attività, come ricordavi, che sono state alcune poste già sotto sequestro da parte della magistratura, altre addirittura abbandonate. Lì insistono quantità di rottami e di rifiuti che insomma bisognerà poi bonificare prima o poi, no? Esattamente, e questi autodemolitori, diciamo regolari, che adesso li sta dichiarando abusivi perché non gli ha rinnovato le licenze, ma sono autodemolitori, attività imprenditoriale in regola, loro hanno le fideiussioni pagate per poter fare la bonifica di quell'area. Certo. Quindi loro sono gli unici che le faranno, di quelli di cui ci preoccupiamo tanto sono quelli assolutamente irregolari e illegali. Se lì prende fuoco uno che non rispetta la benché minima normativa antincendio di sicurezza, lì è veramente un disastro per la salute pubblica. Certo, a proposito di bonifica, Cristiana, visto che siamo in diretta telefonica, la ringraziamo, con Cristiana Trizzino del comitato PAC Libero, comitato Parco Archeologico di Centocelle. Cristiana, a proposito di bonifica, le hai accennato tu, per quanto riguarda l'area generica del parco, a che punto siamo? Ci sono dei fondi? Allora, i fondi per la bonifica specificatamente non sono stati mai stanziati, o forse furono stanziati 2 anni fa 500.000 euro, a nostro avviso del tutto diciamo incapienti, non consistenti per coprire le spese. Al momento, da quel che sappiamo, nell'ultimo mese questa amministrazione ha mandato una ditta per verificare e fare un budget per verificare l'entità dei lavori e fare un budget. Ora sono 4 anni che l'immondizia è lì, c'è un'ordinanza della sindaca di febbraio 2017 che entro 30 giorni dovrà essere bonificato tutto. Questa chiamata di una ditta per fare il budget ha costato all'amministrazione, quindi a noi, 100.000 euro, ci sembra quantomeno tardivo, a pochi mesi dalla fine di questa consigliatura. Dalle elezioni, non lo dici tu, lo dico io. Sì. Cristiana, esatto. grazie per grazie questo intervento. Grazie, ringraziamo Cristiana Trizzino per essere intervenuta in diretta. Quando ci ha proposto di intervenire abbiamo accettato assolutamente di buon grado, perché oltre a conoscere le battaglie del PAC Libero che vanno avanti in maniera seria ed importante da un sacco di tempo qui su quest'area, testimonia anche quello che è lo stato del problema, dove pensate addirittura a chi da una parte molto tempo fa era su due versanti opposti, ovvero chi si batteva per l'ambiente punto e chi invece pensava alle proprie attività punto, ora invece le varie situazioni vanno a convergere proprio perché la situazione, come detto, sta mutando. C'è volontà da parte di tutti i soggetti che convergono sul parco di riportare questo parco a nuova vita e sul lato che, per chi non lo sapesse, sul lato di via Palmiro Togliatti, dove arriva il parco archeologico di Centocelle, insistono proprio le attività in questione oggetto della protesta di oggi e insomma chi chiede che gli autodemolitori se ne vadano per riavere un parco più pulito, più libero, oggi si trova di fronte a questa protesta dove vede, appunto, l'abbiamo sentito dalla loro viva voce, gli autodemolitori che dicono: guardate che noi ce ne andremo molto volentieri, attenzione, non vogliamo restare qui, solo che vogliamo che tutto ciò avvenga in base agli accordi presi e con modalità adeguate, senza ritrovarci senza lavoro, senza le nostre attività che portiamo avanti da anni e che, un po' per mancanza di attenzione di varie amministrazioni, un po' per incuria su questa zona di Roma più in generale, insomma, sono state lasciate abbandonate. Le problematiche sono state poco prese in considerazione, diciamo così, e ora i nodi vengono al pettine e quello dei demolitori è proprio un nodo molto importante. 21 di loro, lo ribadiamo, dovrebbero abbandonare l'area a ridosso proprio del Parco Archeologico di Centocelle sulla via Palmiro Togliatti per ripristinare, come detto, così come dichiara il Campidoglio, ripristinare lo stato dei luoghi
quindi portare via tutto, e potete immaginare cosa c'è dentro un autodemolitore, a parte le attrezzature di lavoro, i macchinari, ma c'è tanto tanto materiale che deve essere smaltito in maniera adeguata. Il Campidoglio dice andatevene, ripristinate i luoghi e poi ripresentate dei progetti ambientali, ma in virtù delle loro ragioni che abbiamo sentito più volte, che ribadiamo, come alcune sentenze del TAR, una legge regionale confermata anche dalla Corte Costituzionale, insomma, in virtù di un accordo di programma, queste persone, questi autodemolitori, quelli rimasti, quelli che, sui quali non sono state riscontrate, va detto, irregolarità, e per questo sono ancora lì, attendono di essere delocalizzati così come previsto proprio da quell'accordo di programma che ha ormai spento diverse candeline, quasi 30. E questa è la situazione. Ringraziamo ancora Cristiana Trezzino del comitato PAC Libero che è intervenuta in diretta con noi e ci ha spiegato un po' qual è lo stato del parco, tema che, come detto, riguarda anche la situazione che stiamo vedendo, proprio perché sul versante est del parco, un'area enorme con delle ville romane archeologiche, bellissimo, ricco di storia, proprio sul lato est di quel parco insiste questa fascia di terreno su cui insistono circa 40 impianti di autodemolizione, 40 cancelli, 19 dei quali sono già chiusi, 21 invece sono ancora aperti, e i titolari, le famiglie degli autodemolitori, li abbiamo riconosciuti prima passando tra di loro, sono oggi qui a bloccare, a rallentare il traffico su via Palmiro Togliatti. Alcuni di loro si sono arrampicati sopra l'acquedotto alessandrino, lo vedete, per protestare contro la posizione assunta dal Campidoglio nei loro confronti. Sta iniziando anche a piovere in questo momento, ma la protesta, siamo sicuri, possiamo dirlo con ragionevole certezza, non finirà tanto presto. I manifestanti vogliono la presenza del Campidoglio, vogliono la presenza della sindaca d'Agi o dell'assessore all'ambiente Katia Ziantoni qui per affrontare in maniera diretta il tema del ricollocamento delle loro attività e non quella che appare come una probabile chiusura tout court da qui a distanza di poche settimane. Sempre presenti gli uomini delle forze dell'ordine, la polizia in questo momento che controlla quel che sta accadendo, ci sono i vigili del fuoco, tanti cittadini, e la situazione del traffico, insomma, continua ad essere quella che vedete, un traffico pesantemente rallentato. Cerchiamo nel frattempo alcuni aggiornamenti. Ed ecco, vedete, forse uno degli striscioni che è stato prima riposto e ora riaperto, che spiega molto di quel che sta accadendo. Ed eccolo qua. Raggi, i terreni sono nostri, sono di proprietà, e questo è uno dei nodi fondamentali della protesta di queste persone che dicono all'amministrazione: non potete cacciarci, i terreni sono di nostra proprietà, quindi come fate a definirci abusivi tout court e a volerci mandare via? Intanto la pioggia inizia ad aumentare. E la situazione qui in Viale Palmiro Togliatti resta al momento quella di stallo, la stessa, con gli autodemolitori barricati a ridosso dell'acquedotto, scusate,
barricati a ridosso dell'acquedotto e il traffico in tilt. Qualcuno di loro sta dicendo qui tira troppo vento, infatti si sono accovacciati. Intanto vedete curiosi abitanti di zona che si sono radunati qui per seguire quel che sta accadendo. Insomma, una protesta che ha abbastanza inciso sulla quotidianità di questo luogo, a ridosso tra due quartieri, Centocelle e l'Alessandrino. I manifestanti dicono: non ce ne andremo, non molliamo la presa fino a che non interverrà qui sul posto la sindaca di Raggi, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, scusate, o chi per lei. Sì, bisogna registrare anche l'atteggiamento degli automobilisti, alcuni molto infastiditi da questa protesta, potete immaginare il tempo per percorrere tutta la lunga, lunghissima via Palmiro Togliatti fin qui, passato in coda, ma anche la solidarietà di qualcuno che con un colpo di clacson ha salutato i manifestanti. È davvero impossibile, parlavamo poco fa durante una delle pause del parlato, facevano capire alcuni delle forze dell'ordine che insomma non si sa davvero quanto andrà avanti la protesta. Vediamo se possiamo riuscire a stabilire un altro collegamento. Stiamo cercando di contattare una delle persone che si trovano in cima all'acquedotto. Vediamo se ci riusciamo. Vediamo se ci riusciamo. Pronto? Pronto? Elena, sei in diretta Facebook con l'agenzia Dire. Stiamo parlando con Elena Donato, che vedete con la giacca blu in cima all'acquedotto. Puoi farci un cenno, Elena?
Eccola, la vedete. Allora Elena, grazie per la disponibilità, sei in diretta sulla pagina Facebook dell'Agenzia Dire. Vuoi ribadire il motivo di questa protesta e quali sono le vostre intenzioni? Assolutamente sì, nelle vesti di presidente dell'Associazione Romana dei Moritori ho deciso di salire qui sugli archi dell'acquedotto romano. Non scenderemo fino a quando non viene un sindaco oppure un suo diretto funzionario, perché il comune continua ad inviare determine che sono tese a mandare i demolitori a casa, chiudendoli senza farli lavorare e senza provvedere a delocalizzarli. Il sindaco parla di atti di delocalizzazione che non esistono. Ho fatto una dichiarazione qualche giorno fa su Facebook plateale dicendo un sacco di bugie, perché non esiste nessun atto di delocalizzazione e quindi i demolitori hanno diritto a riaprire in via provvisoria subito, immediatamente. Quindi vogliamo che il sindaco venga qui e ci spieghi quali sono le proprie ragioni, così noi le spieghiamo le nostre. Se no stasera da qui non scendiamo. Senti, ma obiettivamente voi avete deciso di mettere in piedi in atto questa protesta perché che cosa chiede il Campidoglio a breve termine? Perché Campidoglio ci dà 60 giorni per andare via, sgombrare i siti delle demolizioni e per rendere i terreni fruibili, quindi per usufruire dei terreni che il sindaco millanta essere di sua proprietà, perché i terreni di via Palmiro Togliatti sono tutti di proprietà degli autodemolitori. Il sindaco imparasse a fare qualche misura, perché evidentemente non sa fare neanche le misure. Quindi la vostra protesta andrà avanti fino a che non verrà qualcuno del Campidoglio a parlare con voi. Se verrà il sindaco, se dovesse venire, non so, l'assessore o chi per lei, cosa chiedete? Chiediamo immediatamente una proroga provvisoria e poi immediatamente dopo la delocalizzazione, altrimenti la protesta continua a oltranza. Senti Elena, qui ci sono diverse persone, uomini delle forze dell'ordine, vigili del fuoco, insomma voi state garantendo una protesta, state facendo passare i mezzi pubblici, i mezzi di soccorso. La protesta è del tutto pacifica, ci siamo messi solamente su una carreggiata di una strada che ne ha tre di carreggiate, i mezzi pubblici sono passati, le ambulanze sono passate, abbiamo dato modo al traffico che scorresse tranquillamente, quindi non abbiamo arrecato nessun danno ed è una protesta del tutto pacifica, ripeto. Quindi anche le vostre intenzioni lì su, insomma la posizione non è rassicurante a vedervi? Diciamo che è molto precaria, però non abbiamo intenzione di fare gesti inconsueti se viene la sindaca, altrimenti non posso garantire per chi è qua su con me. D'accordo, grazie ad Elena Donato, presidente dell'ARDER, dell'associazione che rappresenta gli autodemolitori di Roma, in particolare quelli di via Togliatti, giusto Elena? Esattamente. Quindi ringraziamo lei per questo collegamento. Grazie Marco. Grazie. Ringraziamo Elena per questo collegamento e continuiamo a raccontarvi quel che sta accadendo qui sulla via Palmiro Togliatti. Lo vedete, proprio questo striscione conferma quello che diceva Elena Donato poco fa: raggi, i terreni sono i nostri, di proprietà, da casa mia non mi cacci, informati, dicono gli autodemolitori alle istituzioni, al Campidoglio in particolare. È una pura verità questa. Ci siamo appena collegati con Elena Donato. Lei è un autodemolitore via Palmiro Togliatti? Autorizzato. Da quanto tempo lei lavora su via Palmiro Togliatti? 40 anni. 40 anni? Sono 63. E adesso? Adesso sono 4 anni che sono disoccupato con la Raggi. E in più mi voleva il terreno mio. Il terreno è di sua proprietà, ad esempio? Tutti sono di proprietà. Quelli che sono rimasti autorizzati, ex autorizzati, sono tutti di proprietà. E adesso? Adesso ci è arrivata una determina venerdì in cui ci ha dato tempo 2 mesi per bonificare il terreno. A spese vostre poi sarebbe questa bonifica? Sì, ma noi abbiamo un accordo di programma, paghiamo una fiduciazione da 30 anni in cui abbiamo partecipato a un bando di concorso che il comune, regione e provincia ci devono dare l'assegnazione del terreno dove svolgere il nostro lavoro. Poi a pagamento come sia. Ma loro ci devono dire dove l'accordo di programma è quello. Quindi c'è massima disponibilità in realtà da parte vostra. Guarda, se vai su Palmiro Togliatti leggi quello che... Attenzio! Se lei va su Palmiro Togliatti si rende conto. Ma noi vogliamo chi scrive, chi ci manda i termini, che non è informato, capito qual è il discorso? Qui purtroppo è una corrente politica che non segue. Uno cammina ognuno per conto suo. Poi arriva da Zia Antoni, l'altro mese ce n'erano, ha cambiato 6 assessori all'ambiente.
E il Valla Vostra è una situazione molto particolare, fatta di carte, ricorsi contro ricorsi, siamo che va studiata, questo voi state dicendo. Che viene o la sindaca, o chi oggi vi, chi ha firmato la mia determina e l'altra 24 determina che ha mandato, venisse qui a accertarsi i documenti che hanno in mano, perché le cose sono due, o sono farsi i nostri o sono farsi i loro. Ma noi abbiamo una sentenza del TAR in cui il giudice ha dichiarato che entro 2 anni loro dovevano autorizzarci e delocalizzarci. Sono passati 2 anni e 6 mesi e noi ecco come siamo. Sì, i 24 mesi infatti scadevano a dicembre dello scorso anno. E noi sono 6 mesi che non abbiamo più notizie. Soltanto venerdì è arrivata per PEC, perché loro sono abituati con Facebook e con PEC a dire cazzate, anzi madonna e bucie, giusto? Di quello che non è vero niente, la verità è tutt'altra. Quindi noi siamo disposti ad andare via. Non vogliamo rimanere là perché abbiamo firmato un accordo e quello vogliamo che sia rispettato. Mi dai tempo, mi trovi l'assegnazione, io quando è pronto l'impianto vado lì. Senta, guardi, io e qui ci metto i giochi per i bambini, a spese mie. Ci faccio un parco divertimenti per i bambini al parco. Però voi volete un posto poi, dove andare a lavorare? No, dove, ci devono dire loro. Certo. Ecco, devo ma dire. Mi perdoni, durante gli anni io ho sentito, tante ipotesi, torre spaccata. Ma torre spaccata, hanno detto tante cazzate, perché tocca parlare la lingua italiana. Hanno, sono una massa di cazzate. Questi non possono governare Roma. Questi sono peggio del Corona. Noi sono 4 anni a Roma che stiamo a pagare Corona. Aspetti, però voglio dire, anche le amministrazioni precedenti, questa storia va avanti da tantissimi anni. Insomma, nessuno ha mai affrontato la vostra situazione. Beh, questa però un po' fa bianco e nero. Questa non riconosce accordo di programma, certo. Non riconosce sentenza del TAR. Ossia, uno va a Sale Clodio, chiedi la sentenza, no? E sa la legge bene. Se formasse che lì siamo proprietari, non sono occupati di terreni, perché non le va abusivi? Senta, lei c'ha famiglia. No, io ho 2 figli che lavorano con me, che sto 2 anni che li sto a mantenere, ho finito, non c'ho più un euro, dopo 4 anni. Questo ricorso che stiamo facendo adesso, la dimostrazione di oggi, a me mi costa 2.500 euro, perché un imbecille mi ha mandato una determina che entro 60 giorni io devo bonificare. Ma benissimo lei a farmi bonificare, no? Chiarissimo, gentilissimo, grazie. Scusate la ma non si preoccupi, grazie, grazie. Però della disponibilità. Noi abbiamo le sedi là, noi siamo pronti là, chi può vedere? E poi abbiamo un legale, abbiamo 2 legali, e andassero a parlare con i legali, no? Perché non ci vogliono incontrare? Chiarissimo. Chiaro di così? Chiarissimo. A 63 anni non va né da creare problemi alla gente, io voglio tornare a fare il lavoro mio, l'ho fatto per 43 anni, ce n'ho 63, è da 20 anni che sono là. Ero ragazzino perché c'è stato mio zio prima, basta, che altro devo fare? È giusto questo? Quando in Italia la Costituzione italiana dice che la prima cosa è il lavoro, e tu volevi. Poi chi c'è, chi inquina, chi fa? Per carità, ma siamo tutti uguali, no? Tu non puoi fare tenerlo in faccia, perché siamo abusivi? Perché abbiamo occupati i terreni? Se noi siamo proprietari, sta scritto là. Non è che io scrivo le stupidaggini, a venire qui domani dice ma che ha detto qui imbecille? Imbecilli sono loro, veniteci a affrontare in faccia, veniteci a dire in faccia quello che ne è vero. Volevo lavoro! Cosa aggiungere? Davvero nulla, la situazione è chiarissima. Grazie, grazie dell'intervento. Insomma, l'avete sentito, ci mettono la faccia, sono proprietari e insomma c'è un accordo di programma. C'è davvero, davvero molto poco da aggiungere alle parole di queste persone. Cerchiamo di capire adesso se qualcuno da parte del Campidoglio verrà qui a confrontarsi con loro. Io per il momento devo interrompermi, devo mettere un momentino in pausa la... Sì, ecco. Dicevamo, dobbiamo interrompere qui la nostra diretta, la riprenderemo qualora ci saranno delle novità importanti. Intanto vi ricordo, ci troviamo lungo la via Palmiro Togliatti di Roma, a ridosso del quartiere dei quartieri Centocelle e Alessandrino. Alcune persone si sono arrampicate in cima all'acquedotto romano, come vedete sono gli autodemolitori del parco archeologico di Centocelle, hanno ricevuto l'ordine da parte del Campidoglio di bonificare i terreni entro 60 giorni,
ordine, questa determina è arrivata alcuni giorni fa, quindi il tempo è già iniziato a scorrere, ma loro dicono no, il Campidoglio non ha le ragioni anche legali per poter fare quel che sta facendo. Siamo 21 ditte, dicono loro, che aspettano da anni una delocalizzazione, c'è anche un accordo di programma in questo senso. Staremo a vedere, al momento i manifestanti non hanno intenzione di scendere da lì fin quando non arriverà la Raggi o l'assessore all'ambiente Katia Ziantoni o chi per loro a parlarli ad affrontare faccia a faccia questa situazione. Noi riprenderemo la linea qualora ce ne fosse necessità qui dalla via Palmiro Togliatti di Roma. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, vi terremo costantemente aggiornati, continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook e su il nostro sito con tutte le informazioni minuto per minuto, www.dire.it. Per l'agenzia Dire, Marco Agostini, grazie per averci seguito.